I bambini, la giurisdizione, il territorio, una tutela spesso poco garantita, soprattutto se sono i tribunali per i minorenni a rischiare di chiudere i battenti. Si è parlato di questo nell'aula magna intitolata ai giudici 7 e Livatino del Palazzo di Giustizia, durante un incontro organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, che ha visto la partecipazione di esperti non solo locali ma provenienti da tutta Italia, insieme per affrontare quello che si appresta a diventare un vero e proprio problema nazionale e che riguarda più in particolare l'approvazione in Commissione Giustizia alla Camera di un emendamento firmato dalla Presidente Donatella Ferranti del PD e inserito nell'ambito della delega al Governo per la riforma del processo civile. L'emendamento è stato riformulato e prevede un solo, lungo e dettagliato articolo che sopprime il Tribunale per i minorenni e lo accorpa come sezione specializzata ai tribunali ordinari, sia distrettuali che circondariali. Il disegno di legge che è attualmente all'attenzione del Senato prevede una radicale trasformazione del sistema della tutela giurisdizionale dei minori, prevedendo appunto la soppressione effettiva dei tribunali per i minorenni e delle procure minorili e la trasformazione dei tribunali in delle sezioni, sia pure specializzate, dei tribunali ordinari. Si tratta di una proposta che vuole cambiare, snaturare radicalmente quello che è stato negli ultimi 80 anni il percorso della giurisdizione minorile, centrata proprio sulla persona del minore. Sicuramente è importante che nel nostro panorama giudiziario ci sia una convergenza degli interventi a tutela della famiglia, a tutela dei minori, e quindi è giusto che i medesimi giudici debbano occuparsi del minore in quanto soggetto in abbandono, del minore in quanto figlio di genitori separati e quant'altro può riguardare appunto la tutela del bambino. Però è anche vero che il nostro paese ha una tradizione di giurisdizione minorile di altissimo livello e sicuramente dobbiamo auspicare delle riforme che siano migliorative e piuttosto che riforme che in qualche modo vadano a restringere, ridimensionare degli spazi di tutela.